Non lo farò. Hai trovato la corona. A dire il vero, non pensavo che saresti riuscita a tornare sana e salva. Ha bisogno di essere riparata. Non dovrebbe essere un problema. È bello tornare al lavoro. Ecco fatto. Nuova come il giorno in cui venne posta sul capo del Re Nero. Ho bisogno di qualcosa di più che fabbricare vanghe per tenere la mente occupata. Voglio dare un senso alla mia vita. Sono l'ultimo degli Oradrim. Non sempre ho potuto dichiararlo. Di fatto, se mi fossi dedicato prima agli insegnamenti oradrici, Diablo avrebbe potuto essere fermato prima che iniziasse il suo regno di terrore. Non puoi credere questo. Quando apparvero i primi segni, non feci nulla. Avevo il riso alle vecchie leggende, come se fossero solo fantasie.
e Tristram, anzi il mondo, ha pagato cara la mia arroganza. Ho tentato di rimediare al mio fallimento. Lea ha trascorso la sua vita girovagando con me per il mondo a raccogliere pezzi della profezia dell'ultimo giorno. Se riuscirò a decifrarla, avremo la chiave per sconfiggere i signori dell'inferno. Ho la corona. Dove si trova il re scheletro? Finalmente! Con essa puoi sbloccare la porta sigillata nella stanza dove mi hai salvato ed entrare nella cripta reale. Una volta trovato il re scheletro, poni la corona sul suo capo e uccidilo. Il re scheletro è il responsabile dell'instabilità di questa terra. Porrò fine al suo regno e troverò la stella caduta. Trai grande forza dal tuo amore per Lea. Non so che cosa sarebbe stato della mia vita se non l'avessi cresciuta. Deve essere stata dura per Lea seguire un vecchio alla folle ricerca dei segreti per sconfiggere i signori degli inferi fiammeggianti. Ma nonostante ella abbia visto un gran numero di cose misteriose, rimane scettica sulla mia missione. Posso capire. Non ha mai veduto nulla di simile a Diablo e ai suoi fratelli. La profezia dell'ultimo giorno è contenuta nei tomi oradrici che ho ereditato dal mio antenato, Jared Kane. È un monito per coloro che potrebbero interpretarla in merito all'invasione finale del nostro mondo da parte dell'inferno, scritta nel corso della storia da molte persone diverse in molte terre diverse. Tutte le versioni conosciute della profezia sono incomplete. Ho passato gran parte degli ultimi 20 anni a tentare di completarla. Sono convinto che contenga le risposte per sconfiggere i signori dell'inferno. Fu Diablo a causare la follia di Leoric? Leoric resistette ai tentativi di possessione di Diablo, ma lo sforzo lo rese debole e confuso. Quando suo figlio Albrecht venne rapito per diventare un ricettacolo di Diablo, la poca sanità mentale rimastagli fu distrutta. Cosa fece Leoric una volta diventato il re scheletro? Assunse il comando di un'armata di morti nelle profondità della cattedrale, al servizio del Signore del Terrore a cui aveva resistito in vita. Molti avventurieri tentarono di uccidere il re scheletro, ma fallirono. Fu il suo figlio maggiore, Aidan, a uccidere il mostro che un tempo era suo padre. Vorrei saperne di più su tuo nonno, il cancelliere di Re Leoric. Non c'è molto da dire. All'epoca vivevo con mio padre, a Caldeum. Abbiamo saputo che mio nonno rimase a Tristram fino alla fine, cercando di salvare più vite possibile. Non so se ci sia riuscito, ma questo è quanto. Quando il re scheletro cadde, mio nonno era in punto di morte, a causa di un colpo di spada. Si fece seppellire con la corona per tenerla al sicuro. Mi fa piacere udire questa storia. Tuo nonno era un uomo buono e sicuramente gli dei guardano con benevolenza al suo spirito. Mi stupisce vederti al lavoro così presto dopo il trapasso di tua moglie. Nascondere la faccia nel cuscino non serve a nulla. Tu hai bisogno di armi e io fabbrico armi. Ho del lavoro da fare. Trovo che la tua devozione sia ammirevole e la qualità del tuo lavoro impressionante. Parleremo ancora. Thank you.
mio nome è Lagdanan e sono maledetto. Un tempo ero il capitano dell'armata di Re Leoric e vivevo solo per onorare la mia terra e il mio sovrano. Nessuno ha mai amato il proprio re quanto io ho amato il mio. Persino mentre affondavo la mia lama nel suo cuore, oscuro e corrotto. Questa si scatena. Non posso ancora servirmi.
Lo ucciderò. Non ho abbastanza spirito. Non è ancora il momento. Colpa di Lazarus, ne sono certo. Egli solo aveva il rispetto del re e sussurrò oscure e diaboliche maligne al suo orecchio, instillandogli l'idea di un imminente attacco da parte della Marca Occidentale. Timorosi di contraddire l'arcivescovo, gli stolti consiglieri acconsentirono a mandarci a morte. Il mio carico è eccessivo.
Sto portando troppa roba. Devo aspettare per usare quell'abilità. Lo spirito non basta. Ho bisogno di spirito. Non posso ancora servirmene. Devo ridurre il carico. Torno in città. Ho della nuova merce che sono sicuro ti piacerà.
Mantenete i vostri incantesimi. Presto unirà. Ave Magistrus. Ave Registrus. La vostra magia si sta indebolendo. Sono libero! Nel regno orientale del Kegistan ho saputo di guerrieri Zakor... Beh, torno alla mia missione. Chi sei? Lo saprai presto. Aiutami a trovare le mie armi. Ti ricompenserò bene. Dimmi, cosa ti ha condotto in questo luogo infernale? Devo annientare il re scheletro. Allora i nostri obiettivi coincidono. I cultisti mi hanno trascinato oltre questo baratro luminoso. Cosa l'ha causato? Sono venuta qui per scoprirlo. Da questa parte! Ecco le mie armi! È libero! Non lasciatelo riarmare! Sono Cormac, guerriero dell'Ordine Templare. Se è il re scheletro che cerchi, dovrai prima affrontare Jonda. Non c'è motivo di andare a caccia da soli. D'accordo, combatteremo assieme. Non ho abbastanza spirito. Lo spirito non basta.
La magia nera ci impedisce di proseguire. Ma la volontà di un templare è più forte! Non ho abbastanza spirito. Eri un templare, Jondar. Come hai potuto soccombere a questo culto? La congrega ora è la mia confraternita, Cormac. I poteri che serviamo presto domineranno il mondo. Ho bisogno di spirito. Non si può fare. Ti prego di perdonarmi. La mia vista era obnubilata dalla magia malvagia della congrega. Il tradimento non può essere perdonato. Ti ringrazio per il tuo aiuto. Ti accompagnerò nella caccia al re scheletro, ma a una condizione. Se troviamo i sacri tomi del mio ordine, sono miei. I tuoi libri non mi servono. Saranno tuoi. Avanti, ordunque. Verso la battaglia con il re scheletro. Possano le battaglie non finire mai. Bella scelta. Le vostre debolezze. Non ho abbastanza spirito. Viene meno. Lo spirito non basta. Vincenzo.
Non è ancora il momento. Ho bisogno di spirito. Quale abilità devo dedicarmi? Ho tentato di tener traccia di quanti ne ho spacciati, ma ho perso il conto. Spirito non basta. Devo aspettare per usare quell'abilità. Glorioso avanzamento. Thank you.
Questo cos'è? Ho bisogno di spirito. Gli dèi colpiscono attraverso me. Posso ancora servirmi. Rivedi il tuo proposito. Tornammo dalla disastrosa sconfitta nella Marca Occidentale. Il mio amatore perse ogni apparenza di buon senso. Ribolleva di rabbia, lanciandoci contro maledizioni e chiamandoci traditori. Con gran dolore mi scagliai contro di lui. Abbastanza spirito. Thank you.
lieto che il destino ci abbia messi sulla stessa strada. Come mai? Batti con ferocia, ma con onore. So che in te alberga... Ciò che chiedi è impossibile. Piegatevi sotto la marea infinita! Vivrò per sempre nell'angoscia per il mio ultimo tentativo di rendere onore al re. Mentre lo stavamo deponendo nella sua camera sepolcrale, egli si è manifestato come demone scheletrico. Gorash e gli altri cavalieri sono stati sopraffatti, ma io ho resistito. Si fa più luminoso. Devo tornare in città.